Mi chiamo Paolo, ho conosciuto l'associazione circa un anno e mezzo fa e grazie alla formula del prestito Microcrediamoci ho potuto realizzare alcuni progetti ai quali avrei dovuto rinunciare per mancanza di fiducia da parte degli istituti bancari. L'iniziativa nobile, i rapporti umani e i risultati consolidati nel tempo fanno dell'associazione Microcrediamoci un punto di riferimento per tutti coloro che sanno dare e ricevere un aiuto. Mi chiamo Massimiliano. L'anno scorso purtroppo mi sono trovato in grosse difficoltà economiche, complici l'età non ancora pensionabile e la pandemia che aveva ridotto drasticamente le opportunità di lavoro che mi permettevano di vivere decorosamente. Quando tutto sembrava compromesso con le banche e le finanziarie che anche per un piccolo prestito chiedevano garanzie che non potevo dare, ho trovato l'aiuto morale e materiale dell'associazione Microcrediamoci, che mi ha dato la possibilità di superare il momento critico con lo spirito di amicizia e solidarietà che contraddistingue ogni suo intervento. Mi chiamo Rosalba, ho 40 anni e grazie al prestito che ho ricevuto ho potuto finalmente gettare le basi per il lavoro autonomo che ho sempre sognato. Mi chiamo Nicoletta Teodoroiu e sono socia Microcrediamoci. E tempo fa ho avuto bisogno di un prestito, mi è stato dato questo prestito già restituito senza alcun interesse. Ho conosciuto Microcrediamoci attraverso un amico che mi ha presentato questa opportunità in un momento critico e delicato dal punto di vista professionale. Ho ottenuto il prestito evitando così la propria banca e restituendo comodamente senza interessi ciò che la banca ovviamente mi avrebbe chiesto. È stato importante ed utile, come lo è stato il supporto costante delle persone con il quale mi incontravo. Ritengo Microcrediamoci una alternativa possibile senza doversi mettere in ulteriori pensieri.